Da qualche giorno a Udine, in via Gemona, sopra il caffè Caucig, sventola una bandiera molto particolare, quella di Israele. Abbiamo chiesto a Franco Fiorindo, il titolare, perché esporla pochi giorni dopo i tragici fatti del 7 ottobre con l'attacco di Hamas in Israele. Come si fa dopo Auschwitz essere ancora antisemiti? Questo è il problema. Quello che è successo in questi giorni corrisponde a 30 volte l'attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York di più di 20 anni fa. Stamattina, appena ho aperto, è entrato un signore, un mio coetaneo, uno che conosco, e mi ha fatto i complimenti per la bandiera. Poi è venuta una signora, fra l'altro ebrea, uno che non conosco, che abita a Udine, che non avevo mai visto. E anche lei, commossa, mi ha abbracciato per aver esposto la bandiera israeliana. Poi da ultimo un altro signore, un po' più giovane di me, che conosco, che abita qui nei paraggi, ha fotografato la bandiera, mi ha chiesto dove procurarsene uno anche lui. Perché espone la bandiera? Io ho maturato un'assoluta appartenenza a quella nazione, a quel paese, a quel miracolo di società costruito dagli ebrei europei in un territorio desertico e inospitale. È un segno suo di partecipazione al lutto, al dolore dello Stato di Israele e del suo popolo per questo atto efferato di sabato scorso? E anche di più. Israele è un tentativo di risolvere la questione ebraica che ha millenni di storia ed è centrale nella cultura europea e nella cultura mondiale. Quindi questa bandiera è più che un atto di solidarietà. Dopo Auschwitz siamo di nuovo alle solite. Gli ebrei vengono di nuovo ammazzati. E lei non si sente in pericolo nell'esibire un simbolo così legato a fatti controversi? Qualche rischio bisogna pur correre, no? per testimoniare la propria vicinanza a una cultura così importante per l'Occidente, per la cultura europea. Cosa l'ha avvicinata alla cultura ebraica, alla sua storia? Prima di fare questo mestiere per 15 anni ho venduto tappeti orientali e li andavo a acquistare a Milano da ebrei iraniani, fra l'altro.